Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele e oggi voglio parlare con voi di limiti vendita eBay. Se non mi conosci, parlo nel mio canale di dropshipping, specialmente su eBay, su Amazon, ma anche di finanza personale e crescita personale. Oggi voglio parlare con te di dropshipping su eBay o anche vendita normale su eBay se hai iniziato da poco. Uno dei problemi maggiori che si affrontano quando si inizia a vendere su eBay, sono i limiti di vendita, che sono questi qua. Come vedete, in questo profilo ho 2.500 articoli da poter vendere e massimo 19.000 euro di valore. Cosa sono questi limiti di vendita? Quando si crea un nuovo account, sono stati introdotti più o meno nel 2014, quando si crea un nuovo account, ogni account ha dei limiti di vendita che solitamente si aggirano intorno ai 100 oggetti e 1000 euro di controvalore per gli account nuovi. Questo ovviamente ci limita molto quando andiamo a vendere, soprattutto in dropshipping, quando abbiamo bisogno di inserire centinaia di oggetti o decine di oggetti o migliaia di oggetti, e ovviamente abbiamo bisogno di molto articolo, oppure se andiamo a vendere oggetti costosi come non so, dei MacBook costano 1500 euro, 1300 euro l'uno, è ovvio che se abbiamo 10.000 euro di controvalore di limite siamo molto limitati. Ora, molte persone pensano, o perlomeno la maggior parte, che i limiti di vendita non si possono aumentare o che si aumentano automaticamente ogni 30 giorni. Questo è vero, a volte succede che i limiti di vendita vengono aumentati in modo automatico ogni 30 giorni, ma questo processo è lento e non è nemmeno assicurato. Oggi voglio mostrarvi live su questo account come aumentare più velocemente i limiti di vendita parlando con un operatore. Prima di tutto, però, vorrei farvi una premessa: andremo a utilizzare per questo aumento di limiti eBay UK, eBay, quindi dovrete accedere per seguire questa guida a eBay.com. co.uk, che è eBay del Regno Unito. Perché? Perché eBay UK? Per tre motivi: il supporto è più veloce, c'è la live chat che in Italia non sempre è disponibile e comunque non per remunerazioni, come per esempio l'aumento dei limiti, e che gli agenti sono più flessibili. Gli agenti UK ovviamente sono, no ovviamente, dico, sono più aperti, sono più dinamici a darvi supporto rispetto a quelli italiani. Non c'è bisogno che vendete in UK, non c'è bisogno che siete registrati in UK. Infatti, quello che le persone non sanno, la maggior parte, non la maggior parte, o meglio, tutti gli eBay mondiali sono collegati al vostro account. Quindi, con un singolo account potete entrare su eBay.com, eBay.it, eBay.co.uk, eBay.fr, eBay.es, eBay.ca, in Canada, eBay.de e tutti gli altri, che penso ce ne sia qualcun altro, ma non ricordo. Quindi, potete usare un singolo account per entrare in tutti questi. Quindi, per aumentare i limiti, noi andremo ad accedere su eBay.co.uk. Una volta che siamo su questa schermata, dovremo andare su Help and Contact, in alto a destra qui. Ovviamente restate fino alla fine, perché oltre a farvi vedere il procedimento, me li faccio aumentare qui live per voi. Parlerò con l'operatore, quindi potrete vedere come si svolge la parlata, il dialogo con l'operatore per avere i limiti aumentati. Inoltre, siamo su Help e Contact, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, così restate sempre aggiornati e mi aiuterete, mi supporterete a crescere. Clicchiamo, una volta che siamo su Help e Contact, in questa finestra qui, Selling, e scendiamo in questa schermata. Abbiamo un sacco di articoli, quello che ci interessa a noi è andare su Selling Limits, che dovrebbe essere, possiamo anche fare cerca per fare prima, scrivere limiti, eccoci qua, Listing Your Item e Selling Limits. Ci clicchiamo e qua siamo su questa pagina. Abbiamo qui i nostri limiti, momentaneamente sono 2.500 e 19.000, e c'è anche il pulsante Request a Limit Increase, richiedi un aumento dei limiti. Io non vi consiglio di utilizzare questo pulsante mai, perché
la maggior parte delle volte non funziona, ve li rifiuta, soprattutto se è un procedimento molto più lento, vi consiglio di scendere e cliccare in chat with us, che sfortunatamente vedo ci sono 5 minuti di attesa. Facciamo increase my saving limits. Ti dirà che non può prenderlo da solo, ha bisogno di smettere un agente, e fai yes. A questo punto ci tocca aspettare che un rappresentante di eBay si connetta, ancora 3 minuti, solitamente si connette molto prima. Nel frattempo possiamo andare ad approfondire il discorso limiti. Molti mi chiedono, per esempio, se l'iscrizione a un negozio ti dà inserzioni gratis, ti aumenta i limiti. La risposta è no. I limiti non dipendono dall'iscrizione al negozio, quindi non vi conviene farvi un'iscrizione del negozio alta se avete limiti bassi. Alcuni invece mi chiedono se è possibile rimuovere i limiti di vendita. Sinceramente non credo sia possibile. È possibile avere tanti limiti di vendita, avere alti limiti di vendita, 1 milione, 10 milioni, 50 milioni. Io ho un account con 75 milioni di limiti di vendita, ma non penso sia possibile rimuoverli. È possibile che vecchi account del 2010, 2012, comunque prima del 2015, non abbiano limiti di vendita inseriti. Io ho alcuni di questi account, significa che potete inserire illimitati annunci, ma non è detto che non ve li mettono in futuro, soprattutto se, se inserite troppi oggetti diciamo un periodo di tempo troppo breve, eBay può allertare e mettervi limiti di vendita in questi account. In ogni caso dovete avere una strategia per inserire degli oggetti, per inserire migliaia di oggetti, che se volete migliaia e migliaia di oggetti inseriti ci vogliono determinate strategie. No, eccoci qua, qua c'è l'agente, andiamo a limitare, a incrementare i nostri limiti. Allora, mi chiede di confermare il mio nome. Allora, confermo il mio nome e dico se sta bene. Sono convenevoli che in Inghilterra si utilizzano molto, quindi dico I want increase my same limits. In questo caso posso anche mettergli una piccola giustificazione, dici che visto che ci sono le feste mi servono limiti più alti. As holidays are coming, I'm getting new stocks, so I will need high selling limits. In questo modo sarà più propenso, perché solitamente aumentano i limiti di vendita quanto qua è rosso, quando sono finiti. In questo account di test per il video non ho consumato questi limiti perché non ho niente in vendita, è semplicemente un account di test, quindi gli metto qualche spiegazione in più per farmi accettare l'aumento. Thank you so much. In questo caso mi dice mi aiuterà, ora vediamo se me li aumenta. Solitamente quando aumentano i limiti di vendita fanno delle domande, ti chiedono che oggetti vuoi mettere in vendita, dove prendi gli oggetti, da quale fornitore, qual è il tuo tempo di consegna. Sinceramente mi fanno questa domanda quasi ogni momento i limiti, penso siano domande standard che nessuno controlla, tanto restiretele lì. Questa è l'impressione che mi hanno sempre dato, quindi potete rispondere come volete. Ovviamente dovete sempre dire che avete anche se fate dropshipping, che avete dei fornitori, che avete degli stock, non dire esplicitamente fare dropshipping magari da altri negozi, non ci fa nulla, ma è buona pratica non farlo. Dite se i vostri tempi di consegna, che siano corretti, allineati con le vostre tempistiche, e rispondete onestamente alle domande. Questo non vi dovrebbe procurare nessun tipo di problema. In tanti anni a me non è andato mai nessun problema. Ora, solitamente ci sono agenti molto veloci a aumentare i limiti e altri molto lenti. Questo mi sa che è uno di quelli abbastanza lenti.
mi è capitato anche persone che non mi hanno fatto nessuna domanda, semplicemente non li hanno aumentati, e anche a fortuna. Ovviamente possono anche rifiutarvi l'aumento dei limiti. In questo caso vi consiglio di chiudere la chat, fare un po' più di storico, fare alcune vendite in più, consumare più i vostri limiti di vendita e poi tornare in chat dopo 2 o 3 giorni o dopo che avete fatto più storico. Tra l'altro io ho visto un aumento, un dilagarsi di tempi di attesa da quando c'è il Covid e hanno inserito il lavoro da casa, credo che quindi lavorando da casa siamo più lenti per un motivo o per un altro, possiamo immaginarci perché, che solitamente le procedure sono molto veloci per questo genere di cose. Ok, ci sta rispondendo. Finalmente, direi, solitamente le persone veloci rispondono in 30 secondi o in 20 secondi. Lui se l'è presa comoda, ma va bene. Ok, mi dice che per procedere deve verificare qualcosa nel mio account, se ne sono domande di cui vi dicevo prima, quindi così procedi pure. Potete dirgli semplicemente sì. Se non siete ferrati con l'inglese, potete utilizzare Google Traduttore. Comunque si tratta di domande semplici, basiche, e non dovreste avere nessuna difficoltà. Spero che sia veloce farmi le domande, perché quando sono così lenti, secondo me, perché fanno altro, lavorano in maniera lenta, di proposito, perché stanno facendo altro, perché magari lavorano da casa. Ovviamente sono mia supposizione, però io mi ricordo prima del Covid delle velocità di risposta e non sono queste, solitamente è uno scambio di messaggi molto veloce. Infatti i limiti solitamente me li facevo aumentare in 2-3 minuti. A volte ancora oggi con alcuni operatori che sono veloci e lavorano seriamente mi passano 2-3 minuti. Questo, ok. Mi sta chiedendo quali oggetti vado a inserire, puoi dirgli qualsiasi cosa, non ha importanza, meglio se gli dici oggetti reali, in questo caso gli dico holiday, oggetti delle feste, accessori sport, ups. Io ho detto in questo caso semplicemente oggetti random, perché comunque non devo inserire niente io, però sono oggetti comunque di stagione che possono vendere, poi non ha differenza i finti, l'incremento limiti, ho visto che qualsiasi oggetto che gli dite non ha nessuna reale differenza. Quindi, ovviamente, se dite oggetti che vendete sul serio, male non fa. Ora mi chiede dove tengo questi oggetti, sono miei. Vi consiglio di dire sempre che sono oggetti vostri. In questo caso io ho detto che sono miei, che ho i miei stock e compro le tende dalle fabbriche. È sempre bene dire questo per evitare strane cose, magari dicendo dropshipping per approfondire, per velocizzare anche la questione. Come vedete sono esattamente le domande che vi avevo letto all'inizio video. Ora magari mi può domandare il tempo medio di consegna. Come vedete sono esattamente quello che abbiamo detto, sono sempre le stesse: che tipo di oggetti vuoi vendere, dove ottieni gli oggetti, che tempo di consegna hai negli oggetti. Infatti, deduco che siano domande molto standard. Qua mi sto dando un consiglio di fare le foto da me stesso. Massimizzare le foto che si possono aggiungere nell'annuncio, va bene. Non so perché me lo stia dicendo, mi sta dando un consiglio così, va bene. Lo prendiamo, grazie Renzi.
mi chiede quale maggiore di pagamento accetto. Io ho detto che accetto PayPal. Solitamente sono molto più veloci, ragazzi. Oggi sarà evidentemente perché sto facendo il video e sto aprendo con più calma. Davvero, questo è lentissimo, molto lento. I clienti ci vogliono 3 minuti. Infatti, mi dispiace che magari questo video stia diventando un po' più lungo, però può anche capitare, dovete mettere in conto anche questo. Ok, ora mi chiede qual è il mio tempo di consegna. Mi ha chiesto in quanto tempo consegna e quali colori uso. Vi ho detto che cerco sempre di consegnare in 2-4 giorni lavorativi, che uso vari corrieri per dare un servizio più veloce. Cerco io di essere sempre un po' vago, perché essendo che facciamo dropshipping, poi anche non fai dropshipping, magari questo video ti serve per il tuo e-commerce. Però, siccome usiamo più corrieri, è sempre buona tattica dare sempre più ampie possibilità di risposta. Ora mi ha chiesto se sono l'unico ad avere accesso all'account, io ho detto sì. Solitamente loro fanno massimo 4 domande. Questo se l'è presa comoda, mi ha fatto, non so, 7 domande forse. Non è usuale, però meglio così perché vediamo anche qua nel video. Così avete visto anche più possibilità di risposte. Mi ha ringraziato per aver risposto alle domande, ora dovrebbe implementare i miei limiti di vendita. Solitamente aumento i limiti di vendita del circa il 70% in più, quindi dovrebbe passare a 2.500, magari a 3.500, 3.700, da 19.000 a 37.000, 35.000, qualcosa giù di lì. Ovviamente è variabile, questa qua è la media, andiamo a vedere quanti limiti mi dà. Infatti mi ha dato, quando dai il tuo account, mi sta dando 3.300 oggetti e 25.000, più basso di quello che pensavo. In questo caso possiamo anche contattare Thank you, work possible to Vi ho chiesto se sarebbe possibile arrivare ai 30.000 euro di valore, perché potete anche trattare, ovviamente non potete salire troppo, però se trattate di 5-10.000 dovrebbero darli. Questo è importante perché ovviamente sono esponenziali, quindi quando la prossima volta vi andranno a aumentare i limiti e partirete invece di 25.000, in questo caso da 30.000, avete limiti più alti la prossima volta nell'aumento, e questo velocizza la scalata dei limiti di vendita. Non dovrebbe farmi problemi, ma molti si rifiutano. Comunque provare non costa nulla. Mi ha detto che devo continuare a vendere, non può darmi di più. Va bene, uguale, ci abbiamo provato. Ho detto che aspetterò i limiti aumentati. Io ho augurato buona giornata. Ora, appena mi dà conferma, i limiti dovrebbero aumentarsi, solitamente ci stanno qualche minuto a riflettersi nell'account, quindi penso che ancora sia troppo presto. Sì. Solitamente ci stanno 5-10 minuti, a volte possono impiegare anche fino a 20 minuti. Quindi non vi preoccupate se non vi spuntano subito aggiornati. Questo, ragazzi, era il metodo per aumentare i limiti di vendita su eBay in modo veloce. Una volta che avete aumentato la prima volta in questo modo, utilizzate tutti quelli che avete prima e dopo una settimana, 2 settimane potete tornare a chiedere gli altri. Anche se vi dicono puoi aumentarli solo una volta ogni 30 giorni, è vero, ma manualmente con questo metodo io ho riscontrato che si possono aumentare anche 3-4 volte al mese.
Non ve lo consiglio se avete un account nuovo, ma se avete account datati che già hanno enti che hanno storico, è un metodo per velocizzare la vostra scalabilità. Vediamo se mi hanno aggiornati. Ok, eccoci qua. Come vedete, i limiti sono stati aumentati, 3.325.000. Spero, ragazzi, che questo video vi sia stato utile per chiunque avesse bassi limiti e non sapesse come aumentarli. Questo è il metodo. Ricordati di iscriverti al canale, ti auguro una buona giornata. Ciao, alla prossima!